Ciao a tutti, salve, sono Ivano. Vengo da Roma, siamo qui da Holy Genesi, ok? Volevo un attimo raccontarvi la mia esperienza a livello comunque di formazione e a livello lavorativo. Innanzitutto ho cominciato. Il mio pensiero era quello di diventare fisioterapista all'epoca quando ho finito scuola. Andando avanti ho provato a entrare all'università, alla Sapienza dove abito, ma non ci sono riuscito per motivi nel senso di esame. Ho cercato quindi di trovarmi un lavoro, ho cominciato normalmente a fare i soliti mestieri. Ed ho trovato questa scuola di formazione che si chiama Holy Genesi qua a Firenze, ok? Ho cominciato tutti i corsi per l'ambito sportivo, per essere operatore sportivo. Ho iniziato con il muscolare distensivo, da lì ho cominciato, diciamo, a approcciarmi al mondo del massaggio e a cominciare a toccare una persona, a capire comunque l'energia e tutto ciò che riguarda il massaggio e tutte le manovre. Da lì ci siamo spostati poi al massaggio sportivo decontratturante e lo stretching. Innanzitutto volevo ringraziare la scuola per avermi dato la possibilità di prendere questo diploma, che per me è stato un obiettivo molto importante di riscatto. Innanzitutto perché il mondo sempre del benessere e comunque della persona, di trattare le persone, mi è sempre piaciuto già da quando sono piccolo perché ho avuto degli infortuni a livello sportivo. E quindi sono sempre appassionato di anatomia, dei muscoli, delle articolazioni e tutto quanto. Diciamo, nell'ambito poi formativo-lavorativo, ho avuto la fortuna nel mondo calcistico di approcciarmi a una squadra di calcio, quindi ho lavorato come massaggiatore sportivo, migliorando sempre le mie manualità e ovviamente c'è ancora molto da imparare perché la strada è lunga, perché ogni giorno si migliora e bisogna imparare e apprendere dagli altri. E come opportunità l'ho presa al volo quella di partire sulle navi e yacht con la Steiner. E inizialmente ero molto indeciso perché comunque oltre al lavoro è un altro tipo di stile di vita. Ci ho pensato un bel po'. Ma in fin dei conti ho detto cosa avevo da perdere, non avevo da perdere nulla, quindi sono partito senza problemi. Abbiamo fatto quindi, mi hanno accompagnato questa scuola, questa azienda a Londra, dove ci sono dei corsi formativi di massaggi, quindi bisogna imparare le loro tecniche di massaggio all'ambito della spa. Quindi c'era il massaggio svedese, con però tecniche di thailandese ed altre tecniche di tipologie di massaggio. E il massaggio con le pietre calde, il massaggio Thai, eccetera. Da lì hanno capito tutte le nostre abilità di tutti i ragazzi che eravamo lì e ci hanno deciso di portarci al lavoro vero e proprio, quello di andare a lavorare sulle navi. E ovviamente è stata una bellissima esperienza, molto impegnativa. Perché comunque oltre al lavoro c'è tutt'altro, perché non si può tornare a casa, stai lontano da tutti comunque i tuoi conoscenti, familiari, quello che sia. Quindi è un percorso, non voglio dire solitario, ma comunque sempre comunque di conoscenza di noi stessi. E ci apre un mondo sia a livello quindi di vita che a livello lavorativo. Ho girato un sacco di posti, come il Sud America, l'America e soprattutto poi anche il Mediterraneo. A livello lavorativo l'intensità era molto alta, almeno 6-7 massaggi al giorno, poi dipendeva anche dai giorni. E ovviamente hai una provvigione base che poi si accumula con tutti i trattamenti che tu fai ed era anche una predisposizione alla vendita dei prodotti della One Spa World. Io volevo comunque condividere la mia esperienza e dirvi che comunque il mondo del massaggio, se vi piace, può dare molte opportunità. Sia a livello, diciamo, di personale che a livello lavorativo, perché penso comunque di vedere la vita in un'altra prospettiva diversa dopo tutta questa esperienza che ho fatto e ancora ne avrò da fare e ancora di strada ce n'è. Grazie mille e buona vita a tutti.